Io sono qui, il Comune di Castellabate si è costituito, è andato al TAR insieme al Comune di Agropoli per sostenere questa battaglia, lo faremo fino in fondo, però io dico che noi dobbiamo concludere questa fase e andare avanti nella difesa di questo ospedale, ma soprattutto di questo territorio, però io penso che allo stesso momento ci sia il bisogno di trovare soluzioni, di chiamare chi è tenuto alla responsabilità di questa materia, quindi la Regione Campania, l'ASL, la Direzione Generale, e trovare una soluzione che non mortifichi questo territorio, perché io penso che questi non sono problemi che si possono risolvere nelle aule di giustizia, nei tribunali, ma si devono risolvere sui tavoli e nei discorsi, diciamo, e nelle sedi opportune. Considerando che questo non può essere solo un calcolo regioneristico, non può essere solo un calcolo di numeri e di sostenibilità di questa struttura, ma è anche un'esigenza e una necessità per questo territorio. Quindi io penso che dobbiamo parallelamente sostenere la battaglia, Consiglio di Stato, se serve andare al Consiglio di Stato, e sono pronto a farlo insieme al Comune di Agropoli, insieme agli altri comuni, però parallelamente aprire con forza un tavolo, un dibattito, perché dobbiamo pretendere che ci ascoltino, perché non possiamo perdere, soprattutto in un momento difficile come questo, non possiamo perdere l'ospedale, ma soprattutto non possiamo restare privi di una rete di emergenza di cui questo territorio è carente. Quindi ci devono garantire l'emergenza, ci devono garantire, soprattutto in un periodo come questo, prossimo all'estate, ci devono garantire i servizi essenziali, le emergenze, e dopodiché apriamo una discussione, quindi cerchiamo di capire qual è il futuro, qual è la strategia, che cosa si vuol fare per questo territorio. Qualche sera fa, durante la trasmissione Porta a Porta su Rai 1, ci sono state le parole di Bortoletti che hanno alimentato ulteriormente la polemica anche con l'attuale direttore Squillante. Ma dove sta la verità secondo lei? E questo è un altro paradosso tutto italiano, dove secondo me questo è un esempio calzante di quella che è la difficoltà in cui oggi versa la situazione complessiva che riguarda appunto l'ospedale di Agropoli. Ci stiamo dilungando in inutili balletti, prima di responsabilità, rimbalzando responsabilità da una parte e dall'altra. Adesso addirittura chi ha gestito meglio, rimbalza le responsabilità su altri, quindi continuiamo in questo indecoroso balletto di rimbalzo di responsabilità.